grazie a te, grazie a te, che mi hai insegnato tutto. Ed è così che va fra. Guardo queste strade, vedo gli occhi di una madre. Vecchi tempi tra i più grandi, imparavi a camminare, disegnavi il tuo domani, errore dopo errore, i pianti per non farcela, l'amico il suo calore. Devo tutto a lei per i grandi insegnamenti, grazie a lei non esiste odio tra i miei sentimenti. Banchi, libri, scuola, sguardo fisso alla finestra, vari miti nella testa mi narravano le gesta. Insegna che il razzismo è solo forma di demenza e l'invidia rende come un tossico in carenza. Se ti guardi bene intorno al cobaleno di sorrisi fatto dai vari colori incisi sopra i nostri visi, insegna sempre a rispettare vita di un anziano, tutto il suo trascorso sulle rughe di una mano. Fanno parte della storia come i grandi eroi, ricorda al loro posto un giorno ci saremo noi. Ti ricordi tutti i momenti, mi porto dentro te con il cuore e la voce dei fratelli miei. Sulla sangue scrivo passi e resto senza fiato. In centro, dove stiamo sempre insieme, giochiamo a calcetto. Qua ti senti a casa, cioè c'hai i tuoi amici, cioè la mia vita è qua ormai. Poi vabbè, ogni tanto esco per Ivrea, però non mi trasferirei mai a Ivrea, sto bene qua. È abbastanza tranquillo qua, cioè ci sono ovviamente le persone un po'... però no, è tranquillo. Boh, ma gli amici... non proprio il quartiere in sé, gli amici, amicizia. C'è una scuola, c'è il campo da calcio, c'è il supermercato, ci sono tante cose che... piccoline, tutte strette, vicine. Ci incontriamo qui al Gradogni, alla fermata, poi decidiamo cosa fare e o stiamo qua per Bella Vista o andiamo a fare... qualcos'altro per Ivrea. Oh, esco con Tonio, vado al centro e ci becchiamo tutti là. C'è un gruppetto e quindi se vuoi far parte di questo gruppetto ovviamente devi stare a certe regole, no? Cioè, ad esempio, non lo so, devi, vabbè, dare rispetto. Nel senso che, cioè, non so spiegarlo. Non vedere, non sentire, non parlare, farsi gli affari propri. Quello che vedi te lo devi tenere dentro e soprattutto non fare l'infame, non parlare con chi sai che potrebbe causarti dei danni a chi ha fatto queste cose, soprattutto gli sbirri. Quello, non vedere, non sentire, non parlare. Non lo so però, ancora, devo ancora decidere. Tipo elettricista, roba del genere. Non lo so, momentaneamente vado a scuola, mi godo la vita, poi quando avrò finito il diploma vedrò. Ho scelto informatica perché secondo me ti dà più opportunità nella vita, di lavoro. Comunque il mondo cresce, la tecnologia, quindi ho scelto quello per quello. Ormai è cresciuto, da parte qualche soldo, prima 100 nella tasca. Il sogno non è schiuma, ma denaro nella vasca. Inizia il suo cammino, vede il giorno con la notte. Smazza come un pazzo per la piazza, botte dopo botte. Non rallenta, non si frena, il pacco pesa 5.000. I problemi la perquisa alle 7 di mattina.
cadono i fratelli risucchiati dalla fogna, il riflesso di se stesso allo specchio la vergogna, pensa di scappare, primo volo le Canarie, la dentiera tutta d'oro, ora è di carie. Sara Tenkenio, Gran Canaria, tutto nero, senza meta sto ragazzo ripartir tutto da zero, con sé sempre il quaderno dove tiene i propri appunti, racconta la sua storia e dei fra ai nuovi giunti. Sotto forma musicale capisce che la strada è un paradiso infernale, gli dà la retta via, luce il suo cammino, ritorna alla purezza di quando era bambino. Un albero non cresce senza le proprie radici, per questo torna a casa dalla madre e i veri amici, ancora adesso lotta per raggiungere il suo sogno, l'angelo li poppa, accarezzano il suo sfondo. Queste non sono né parole di ghiaccio, tantomeno faccio brutto. Questa è la storia mia e dei miei fra. RM, Street Life, TDS, from Torino.